Risotto alla zucca e speck. Il risotto alla zucca e speck è un primo piatto saporito e gustoso, un'ottima alternativa alle classiche ricette invernali per portare in tavola un piatto ricco di sapori. La zucca è un ortaggio dalle mille proprietà, ricco di vitamine e minerali, e abbinata allo speck assume un gusto deciso e saporito. Il risotto alla zucca e speck è un piatto unico che può essere preparato con anticipo e servito come un primo sostanzioso. La ricetta è facile da preparare e si presta a varianti sostituendo lo speck con altri affettati come il prosciutto cotto o la pancetta. Preparare un buon risotto alla zucca e speck è una ricetta di famiglia che si tramanda di generazione in generazione. 400 g di riso carnaroli o vialone nano. 600 g di zucca. 100 g di speck. Un mezzo cipolla. Un litro di brodo vegetale. 20 g di burro. Olio extravergine di oliva. Sale cube. Pulire la zucca, togliendo la buccia esterna e i semi interni, e tagliarla a dadini. Tritare finemente la cipolla. In una pentola scaldare l'olio con il burro. Aggiungere la cipolla tritata e farla appassire per qualche minuto su fiamma moderata. Unire lo speck e rosolare a fuoco moderato per qualche minuto. Aggiungere i cubetti di zucca e far insaporire per qualche minuto. Unire il riso e far tostare per qualche minuto, mescolando bene con un cucchiaio di legno. Versare il brodo vegetale caldo, salare leggermente e portare a cottura il risotto per circa 18-20 minuti, mescolando spesso con un cucchiaio di legno. A cottura ultimata, spegnere il fuoco e mantecare il risotto alla zucca e speck con una noce di burro. Servire il risotto ben caldo, guarnito con qualche fetta di speck.